Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Good Morning Milano. Siamo qui, oggi è martedì 27 giugno 2017 e siamo come tutti i martedì a parlare di periferie. Lo facciamo insieme alla consulta Periferie Milano. Qui con noi, come sempre, come tutti i martedì, Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi. Con un graditissimo ospite, chi ci hai portato oggi? Abbiamo Silvio Anderloni, che è direttore di Bosco in Città, Centro Forestazione Urbana, una oasi verde, una grande oasi verde nell'ovest di Milano, vicino al borgo di Ficino, uno dei punti, diciamo, del sistema dei parchi della zona ovest di Milano, appunto con il Parco delle Cave, il Parco di Trenno, Bosco in Città, appunto. Una grande area verde e una periferia bella di Milano. Silvio, buongiorno, allora benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie mille, io sono davvero felice di averti qui ospite oggi. Bosco in Città, beh, Bosco in Città è una delle eccellenze di Milano, è studiato all'estero anche, sappiamo insomma che è uno di quei luoghi del cuore di molti milanesi. Ma senz'altro è un luogo del cuore, ma soprattutto un luogo che è rimasto nel cuore perché tanti hanno contribuito a farlo. Qui, fin dai primi giorni della nascita di Bosco in Città, 42 anni fa, i cittadini sono venuti ad aiutare a realizzarlo, e questo ha fatto sì che il parco da subito fosse parco, anche quando ancora non c'era nulla. Oltretutto forse anche un po' in controtendenza con l'epoca, 42 anni fa le cascine erano già verso un inizio di fine della loro vita, nessuno pensava più al verde, pensava tutta la città, si andava tutti verso la città, si lasciavano le campagne, e invece 42 anni fa si è deciso no, c'è una cascina, c'è un pezzo di verde vicino alla città, insomma all'epoca non era proprio così, adesso è proprio in mezzo quasi alla città, salviamolo, salvaguardiamolo soprattutto. Ma è nato tutto intanto da Italia Nostra, un'associazione ambientalista che, come spesso le associazioni ambientaliste, poi in quegli anni lì l'associazione ambientalista c'era Italia Nostra e WWF, l'ambiente è nata proprio un po' che in quegli anni lì stava nascendo l'ambiente. Erano però associazioni soprattutto di protesta o di difesa. Invece Italia Nostra ha avuto un po' stile milanese, mettiamoci a fare, quindi ha lanciato questa sfida, proviamo a fare un parco. Io lo dico sempre, abbiamo anche già citati altre volte Bosco in Città, perché dicevamo erano un po' i primi che hanno preso poi anche l'idea della cascina e farla diventare qualcosa, cosa che adesso invece ormai è la moda del momento, è prendiamo una cascina e facciamo diventare qualcos'altro. Invece loro, il loro centro parco è poi il vostro, diciamo, chiamiamola così, la sede d'Italia Nostra. Centro parco, luogo, sede della manutenzione del parco, perché ogni parco deve avere il giardiniero o i giardinieri, quindi persone che tutti i giorni sono lì, ma che hanno gli attrezzi, hanno il materiale, ma anche centro parco, centro di vita del parco, c'è la foresteria dove le scolaresche possono pernottare, o i boy scout che vengono a fare volontariato possono pernottare, c'è una biblioteca, ci sono gli uffici, dentro gli uffici non sono in centro alla città, in un palazzo anonimo, sono dentro al parco. I frequentatori possono rivolgersi. Ecco, un parco che forse è proprio più periferico del Bosco in Città non mi viene in mente come parco, solo che molti parchi ci sono nelle cinture esterne di Milano, ma veramente è un parco della periferia che fa vivere molto bene la periferia, no Walter, anche mi viene da dire? Ma diciamo che la qualifica, nel senso che Bosco in Città è un polo d'attrazione sicuramente, e sarebbe interessante anche capire la storia di questi 40 anni, perché uno viene in Bosco in Città, vede tante belle cose, tanto impegno, ma c'è proprio una storia, adesso magari non la faremo in questa occasione perché sarebbe una cosa lunga, ma chi... Ci sono pubblicazioni che ne parlano anche. I primi che cominciarono a fare il Bosco in Città, anzi... A detta loro non avevano nemmeno l'idea di come si tenesse un piccolo badile in mano, no? Ma poi iniziarono e consolidarono questa cosa, quindi con tutte le
le necessità di avere un rapporto con l'amministrazione, perché è un terreno comunale questo, quindi diventa importante avere anche un sistema che funzioni da questo punto di vista, perché altrimenti le energie che si impegnano non sempre riescono ad andare a buon fine. Direi anche un'altra cosa, una delle cose più recenti, c'è anche una vita culturale, no? con Cori Milano, che è una delle iniziative di Consulta Periferia Milano, proprio per offrire un'animazione culturale, in questo uh-huh. caso musicale. Abbiamo iniziato una delle rassegne, anche qui una delle 10 rassegne che abbiamo avviato sulla città, Musica al Tramonto si chiama, che ha avuto anche nel recente ambito di concerti della rassegna Concerti in Periferia, che si è conclusa domenica con un po' più di 50 concerti, uno degli episodi musicali. Uh-huh. E quindi ecco, c'è questa anche sinergia. Che insomma, ha una valenza davvero. Di arricchire anche l'iniziativa più dedicata all'ambiente, ma che può diventare proprio un luogo. Io quando penso a Boschi Città, e poi ha già nel nome, infatti lo dice, mi viene a dire che non è solo un parco. Chiamarlo parco è riduttivo. Beh, riduttivo, è uno spazio libero, aperto. Chiamarlo spazio verde è un po' un colore, verde basta, invece è uno spazio di libertà dentro la città, uno spazio urbano, quindi un parco urbano, però dove l'elemento della natura, della libertà, dell'assenza di infrastrutture. Boschi in Città non ha magari alcune infrastrutture che normalmente segnaletiche, fontanelle, infatti per questo devi dire appunto un'area picnic, ma per il resto vuole un bosco. Offrire alle persone la possibilità di immergersi in un ambiente il più naturale possibile e godere, di sdraiarsi in un prato, diciamo il più naturale possibile, nel senso, diciamo, c'è comunque una manutenzione, c'è comunque un'idea, nel senso, lo stato brado, non è una parco, giungla, appunto. È un parco gestito con all'interno anche. Ma viene lasciato tutte le possibilità. Degli spazi specializzati come gli orti urbani, sì. il giardino d'acqua che verso nella zona di Figino, che è il luogo di eccellenza del parco. Ecco, sul giardino d'acqua, allora mi dai l'assist per parlare un po' anche di come Boschi in Città si gestisce o viene gestito. Nel senso che il giardino d'acqua proprio nasce dalla sinergia tra, diciamo, chi gestisce il parco, chi ha l'idea del parco, e proprio anche i volontari che invece danno una grossa sì. mano al. Ecco, intanto non li chiamerei volontari, questo è sono cittadini che partecipano, che stanno partecipando a un pezzo della loro la famosa città. Cittadinanza attiva, quella che cittadinanza molti attiva, chiamano così. Quindi il giardino d'acqua è stato pensato come luogo d'eccellenza del parco, il luogo d'eccellenza dove i cittadini possono partecipare a coltivare un giardino. Uno ha la passione di fare l'orto, di coltivare la verdura, ma c'è chi ha anche la passione di coltivare i fiori, coltivare il giardino. Non coltiva il suo giardino, coltiva il giardino di tutti, quindi il giardino a disposizione di tutti, ma quindi i volontari non fanno un lavoro di sostituzione, di puro assistenzialismo, di coprire dove l'amministrazione uh-huh. pubblica, in questo caso Italia Nostra, okay. non arriva. È proprio per fare qualcosa di più, la ciliegina sulla torta, direi. Le ciliegine ne ha tante, però, al parco, direi. No? Beh, abbiamo alcuni luoghi di eccellenza di cui siamo orgogliosi, il laghetto col pontile che guarda verso il tramonto, abbiamo gli orti urbani, abbiamo le zone umide col sentiero delle rane nella zona verso Figino, dove ci sono dei ponticelli quasi fatati che accompagnano in questo boschetto conosciuto da pochi, ma forse bello anche quello, a volte anche viene bello dire, che no? venga scoperto piano. Non che ve lo usano in pochi, è bello che venga scoperto man mano. Ecco, che non sia non è un prodotto commerciale da vendere non il prima getta. Possibile, ma è proprio da scoprire. Beh, forse questa è proprio anche la fortuna, appunto, di Boschi in Città, o meglio la bravura di chi ha pensato poi Bosco in Città. Sì, con alti, bassi, difficoltà, perché non tutto è. Infatti, volevo chiederti come sta andando la stagione estiva, nel senso che sappiamo che, insomma, Parco di Trenno, noi abbiamo vicino al Parco di Trenno e già vediamo lì, insomma, e sappiamo anche il municipio molto attivo nel cercare di contrastare certi fenomeni. Come sta andando Boschi in Città? Allora, i fenomeni dell'utilizzo, diciamo, sicuramente noi abbiamo questa realtà che è quella, l'area delle feste, uno dei luoghi d'eccellenza dove la gente può venire a fare picnic, può fare anche barbecue in modo legale, in modo organizzato,
che ha dei problemi anche grossi, ma sono problemi soprattutto di sovraffollamento. Cioè evidentemente il verde non è lo spazio verde, i parchi non sono da pensare solo come luogo di pura contemplazione, di ornamento, come spesso si considera un ornamento della città. No, sono luoghi da vivere e luoghi di vita da rispettare, da vivere con rispetto. Ma per vivere, ad esempio, c'è questo fatto di trovarsi, incontrarsi, a giocare, a mangiare, a fare picnic. Adesso l'area nostra, anche per il problema che è l'unica legale, quindi chi dice voglio fare le cose in regola viene lì, e sono troppi, quindi in questo momento sta un trovare po' troppa gente legale, sembra a volte trovare troppa gente che vuole fare cose legali sembra quasi un paradosso. Questa è una delle cose su cui la città deve attrezzarsi, certo. E come rispondere, può ecco anche rispondere negando questo bisogno. Io non penso al momento la risposta credo sia questa. Abbiamo avuto anche ospite, il presidente del municipio 7 che ci abbiamo detto noi Parco di Treno facciamo completa battaglia, guerra contro le grigliate, questa non cosa diamo di alternative. Dire, togliamo ecco, penso che invece bisogna porsi il problema di dare delle alternative. Oppure di dire ecco, nei parchi non vogliamo. Questo è un altro di quei temi che ritornano sempre poi all'ordine del giorno, sul dire forse bisognerebbe vedere le realtà che già esistono, come fanno certe cose e portarle a sistema su altre realtà che potrebbero tranquillamente prendere spunto da loro. Ad esempio. Spunto anche per rispetto ai problemi che abbiamo. Se noi adesso dovessimo rifare l'area picnic, l'area delle feste, la faremmo in un modo diverso, perché ci siamo accorti di alcuni limiti che ha la nostra area. Quindi nel Parco delle Cave, che come sapete a un certo punto abbiamo a malincuore lasciato, avevamo un progetto di una grande area delle feste che era pensata con certi accorgimenti che andava a migliorare la situazione di un'area. Direi che il tema è sempre questo a Milano. Non c'è quasi nulla da inventare per certi aspetti, ma bisogna esattamente saper valorizzare, far tesoro delle esperienze che ci sono, anche le esperienze negative, proprio per evitare di ripercorrere sentieri che si sono evidenziati come non positivi. Ma questo è un tema della progettazione partecipata, cioè Milano quando decide di fare delle cose, quali sono i percorsi che adotta per giungere a determinati obiettivi? Chi è che chiama in campo? Noi abbiamo sempre così sottolineato un aspetto dei cosiddetti ambrogini d'oro. Sì. Tutte queste realtà, anche Bosco in Città è stato insignito dell'onorificenza, no? E quindi per esempio negli ultimi 10 anni sono 500 quelli che l'hanno ricevuto da persone singole piuttosto che associazioni e quant'altro, cioè vengono indicati alla città come esempi da seguire. Ecco, ma la città, anche l'amministrazione comunale, come li segue o comunque li utilizza nelle scelte che va a fare? Se parliamo della gestione del verde, sicuramente ci sono dagli agricoltori a chi gestisce pezzi di verde nella città che possono sicuramente dire la loro, dal punto di vista anche di un'esperienza maturata sul campo con elementi positivi, negativi e anche con l'impatto, con le regole, si parlava prima di fare le cose in regola, no? Paradossalmente è più facilitato uno che non rispetta le regole, che occupa lo spazio eccetera, magari poi vanno a fargli anche i giri per far vedere, vedete che bella questa cosa che è stata occupata abusivamente, al che chi fa le cose in regola rimane un attimino, vabbè, ma allora c'è un paio di frecciatine che chi doveva cogliere ha colto nel tuo. Dobbiamo stare attenti, ecco, però ci vuole anche una organizzazione della partecipazione, che non vuol dire inquadrare la partecipazione, ma vuol dire anche creare dei percorsi dove non sia casuale e incidentale la partecipazione, ma diventi un accumulo di esperienze, di conoscenze che possono essere utili veramente a tutta quanta la città e non solamente perché si conoscono per caso. Allora, mi ha detto una storia davvero lunga, quarantennale, 42 anni anzi di storia. È una storia che continua, si è sempre voluta, quindi cosa c'è nel futuro di Bosco in Città?
La sfera del futuro non ce l'abbiamo, sicuramente c'è la voglia di continuare a evolvere e provare nuove attività da fare nel parco, ma anche di metterci un po' al servizio di altre realtà di volontariato, di partecipazione che ci sono in città. Ad esempio, da ormai qualche anno abbiamo istituito un servizio che chiamiamo pomposamente giardiniere condotto, dove andiamo gratuitamente ad aiutare tutte le realtà di partecipazione di cura del verde, dove hanno bisogno di un piccolo sostegno, di un insegnamento, di fare un'operazione tecnica che magari non sanno fare. E abbiamo collaborato con molti giardini condivisi, che è una delle la vera novità nel verde di Milano, è questa qui, che gruppi di cittadini. Ecco, contami un attimo, cosa magari ne abbiamo parlato poco, forse abbiamo accennato un paio di volte. Cosa intendi per giardini condivisi? Cosa sono questi giardini condivisi? Allora, giardini condivisi nasce da esperienze estere a New York, Londra, dove c'erano i community garden, cioè cittadini che prendevano delle aree abbandonate per realizzare uno spazio di giardino, che però principalmente è un luogo di incontro delle persone, per stare bene all'aperto nel verde, no? È nata anche a Milano questa cosa, anche lì prima è nata quasi così, in modo spontaneo, quasi clandestino, nel senso che erano aree abbandonate. L'amministrazione si è accorta di questo fenomeno e allora ha cercato di organizzarlo. Ci sono due delibere che appoggiano i giardini condivisi, ma adesso ci siamo resi conto che non occorre, oltre a dargli delle regole, una legalizzazione, una formalizzazione del rapporto, a volte hanno bisogno di sostegno per alcune attività che fanno fatica a fare. Noi abbiamo istituito questo servizio nei limiti del possibile, abbiamo cercato di partecipare, abbiamo fatto, per dire, parlando qui della nostra zona, con i genitori della scuola Martin Luther King, abbiamo fatto un grande lavoro nel giardino della scuola con anche degli ottimi risultati, partendo dalla banale richiesta iniziale: vogliamo piantare degli alberi nel giardino. Siamo andati là, ormai è 3 anni che stiamo lavorando, non abbiamo ancora piantato un albero, ma abbiamo fatto talmente tanto lavoro perché c'era un bisogno espresso di occuparsi del giardino, pensando che la necessità fossero gli alberi. Abbiamo verniciato le panchine, cementato i tombini, rifatto 150 metri di intonaco sulla scuola per rifare il murale sulla scuola. Cioè, abbiamo fatto tantissimo lavoro, molto bello, molto partecipato, ma soprattutto si è generato un gruppo di ragazzi e genitori che si occupano del loro spazio, che è il vero obiettivo, e se ne occupano insieme a un momento di incontro, di socialità. Ecco Walter, allora siamo quasi in chiusura. Io lascerei a te un po' la morale di questa bellissima storia di Boschi Città e di questa storia, appunto, che mi verrebbe dire poi forse solo in periferia poteva, a parte che vabbè, gli spazi verdi non era facile trovare in altre parti. Gli spazi verdi. Infatti, però, insomma, quello spirito di voglia di rivalsa anche fosse un po' della periferia. Ma secondo me è voglia di attenzione, di costruire un ambiente utile, ma è interessante quest'ultimo aspetto che sottolineava Silvio, sì. Cioè non rimaniamo nel bosco in città, nel nostro boschettino, siamo contenti, Biancanevi settenani e fanno la loro storiella, ma è uno sguardo su tutta la città che trova sicuramente, perché noi dobbiamo passare dalla categoria della possibilità alla categoria della realtà. Se noi cominciassimo a guardare la città con questa modalità qui, cominceremmo a vedere che tantissime cose ci sono, no? E non è solamente lo storytelling, raccontiamo la storia di uno che è bello o quant'altro, no. Ci sono tantissime realtà. Abbiamo visti, no, quest'anno. Escono da Bosco in Città, appunto, e che cosa fanno? Danno una mano a tutta una serie di realtà che cercano di avviare dei percorsi utili per migliorare dei fazzoletti di città, ma in una logica di sistema organico. Quindi anche il fatto che l'amministrazione comunale abbia cominciato a delineare determinati aspetti, che non vuol dire ingabbiarli, ma vuol dire consentire che questi possano svilupparsi al meglio, grazie a chi non guarda solamente al proprio orto, al proprio spazietto, ma guarda a un occhio che è su tutta la città, no? Piedi ben impiantati nel bosco in città, potremmo dire, e non solo, no? Ma uno sguardo aperto. Ma le mani che vanno invece. Che contagia anche poi dando delle capacità operative.
Ok, allora siamo in chiusura. Ricordiamo, Walter, che Consulta Periferie sta portando in giro, ha appena concluso il primo ciclo di concerti in periferia. Si è concluso la nona edizione. Dopo un percorso lunghissimo, direi oltre un mese e mezzo di concerti, abbiamo chiuso domenica e quindi diciamo che si sono sviluppati in queste nove edizioni più di 450 concerti, è una cosa direi abbastanza interessante proprio per animare il territorio periferico. Però prosegue, insieme a Calicembalo Verde prosegue, no, perché, un po'... perché poi vanno per gemmazione, infatti, le cose, e quindi abbiamo prosegue per nutrire l'anima, la rassegna nelle chiese lungo i Navigli, con appuntamenti che ci sono, potete vedere sul sito periferiamilano.com. Comunque sabato 1 luglio ci sarà il prossimo appuntamento, seguito da domenica 9 luglio e poi sabato 15 luglio, sono sempre alle 20:45. E sono le chiese lungo la vita, però è interessante. Con tra l'altro appunto una serie di cori, di questi 40 cori milanesi che fanno parte del progetto, che hanno aderito al progetto Cori Milano per animare le periferie dal punto di vista musicale, il coro Florete Flores, il coro CAI di Milano e il coro Out of Time, e poi ci rivedremo dal 25 settembre fino a domenica 29 ottobre. Quindi Navigli Movida, un modo diverso per vedere la realtà e vedere anche delle bellezze architettoniche interessanti. I concerti vanno in vacanza, Bosco in Città va in vacanza? Come funziona? No, Bosco in Città non va in vacanza? È sempre presidiato, c'è sempre qualcuno che gestisce la parte verde, abbiamo solo un piccolo periodo di chiusura degli uffici, ma... adesso poi si riempie l'attività con i ragazzi, abbiamo le attività di avventura nel bosco, che è un altro modo per provare a far vivere delle in spirito libero. Da che età si può iniziare? E sono nell'età delle elementari. Poi c'è un piccolo gruppo dell'età anche un po' più grandini che fanno delle attività più di lavoro, di cura del parco. Che cominciamo appunto, e poi invece quella parte interessante, perché poi diventano cittadini, dicono piccoli cittadini attivi anche loro. Beh, poi diventano, no? Alcuni che scoprono insomma la bellezza del lavorare, che non è sfruttare un lavoro, ma è anzi fargli conoscere la bellezza del lavorare magari a contatto con la natura, cosa che immagino che insomma in questi 40 anni immagino che insomma e questi ragazzi che arrivano siano sempre più distanti in realtà da quello che è il bosco, no? Sono sempre più distanti e soprattutto sempre più quasi impauriti da trovarsi in un ambiente così aperto, senza alcuni riferimenti, telefonini, le diavolerie, ma nello stesso tempo sempre più anche stupiti e disposti a diciamo, forse poi sempre di più quelli che poi si innamorano sempre di più, però ecco, perché se 40 anni fa fosse stare in un bosco alla fine era abbastanza semplice. Adesso ad esempio continuiamo a trovare in mezzo al bosco ogni tanto delle capanne di rami costruite dai bambini, perché vengono autonomamente coi genitori a costruire le capanne. Per noi questo è un successo, vuol dire che giovani cittadini possono giocare. Si apre una dinamica nel parco, non che è bello. Solamente un luogo da vedere, sì, come dicevamo. Ma chiaramente rispettandolo, però ci mettono un pochettino del loro. Va bene, allora io Walter ti ringrazio tantissimo. Ci vedremo in seguito. Adesso vediamo, perché siamo ormai vicino alla pausa estiva anche noi, quindi buone vacanze se non ci vediamo. Anche se le periferie non vanno mai in vacanze, cercheremo comunque di raccontarlo anche durante luglio e agosto, troveremo altre modalità sicuramente. Silvio, grazie mille davvero, buon lavoro. Buon lavoro, ma quando volete venite anche a trovarci. Ma volentieri, molto volentieri, siamo così vicini, insomma, è poi un piacere davvero venire nel fresco del parco, soprattutto perché ricordiamoci che appunto è anche una zona poi molto molto bella, fresca. Sapete che le aree verdi hanno da 1 a 3 gradi di differenza rispetto all'area urbanizzata, quindi questi gradi di differenza, oltre a dare refrigerio a chi viene nel verde, sono molto importanti, perché le differenze di temperatura delle masse d'aria favoriscono il rimescolamento delle masse d'aria, quindi le aree verdi in città servono anche a chi non le fruisce, perché migliorano la condizione. Adesso fanno quelle case città moderne che hanno, no? L'aria che si muove da sola, bastava in realtà quindi mettere un'area verde in più e tutto ciò non serviva. Ecco, questa qui è l'esemplificazione, ma qui si aprirebbe un capitolo
ampio, però ci sono tutta una serie di aree cittadine. Oggi si sta parlando dalla piazza d'armi agli scali ferroviari, che passata, ma siamo in chiusura, no? E quindi tenere conto di questi aspetti, no, diventa strategico. È chiaro che bisogna vedere la città nella sua complessità, e non solamente per quelli ogni che volta possono essere solo singoli aspetti, cubi, perché sì, è nella complessità che si riescono a utilizzare tutte le energie, anche le idee che ci sono, ma anche le prassi soprattutto che ci sono. Il disegno viene composto da tutti quanti i pixel, non solo da pochi. Bisogna cominciare, se vogliamo, vivere in nella complessità, no, esatto, della città accogliente. Benissimo, grazie. Bene, mille, allora buona continuazione, buona settimana a tutti e due. Grazie a voi, grazie mille dell'occasione. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento oggi pomeriggio è 18, sempre con il notiziario di Milano All News. Grazie mille per averci seguito, arrivederci e a presto.